È stato ucciso a colpi di spranga per aver tentato di difendere la propria moglie da una violenza sessuale. E questa è la ricostruzione del delitto del bracciante agricolo rumeno di 38 anni avvenuto a Vittoria lo scorso 26 aprile, per il quale sono stati fermati 4 tunisini accusati di omicidio, sequestro di persona e violenza di gruppo aggravata. Alla ricostruzione della tragedia ha contribuito in maniera determinante la deposizione della donna, una rumena di 53 anni. A 5 giorni dal delitto, la Polizia di Stato, coordinata dal procuratore di Ragusa e dal sostituto Monica Monego, ha identificato e fermato i 4 responsabili del delitto che hanno confessato davanti al PM e sono stati condotti nel carcere di Ragusa. Mercoledì intanto si terrà l'esame autoptico sul corpo di Nicolae Radukan, trovato ai margini della strada che dalla strada provinciale 31 Scoglitti-Gela porta al mare. L'uomo, che non ha parenti in Italia, aveva deciso per la prima volta di trascorrere la serata in un locale notturno con la moglie. La serata sembra si sia svolta senza alcun problema, riferiscono gli investigatori, fino a quando alle 3:30 del mattino, sulla strada verso casa, percorsa a piedi dalla coppia, la vittima è stata colpita alla testa con una spranga in ferro. L'aggressione sarebbe avvenuta al centro della strada e successivamente il corpo è stato trascinato e abbandonato su un terreno vicino.